L'ascolto rende liberi e ci fa capire che anche se siamo diversi, alla fine siamo enormemente simili. Così dice il cantautore Michele Bravi. Ma è possibile allenare bambine e bambini all'ascolto attivo? La serie di podcast Rizzoli Education, Ascolto per capire, ascolto per imparare, ha come primo obiettivo l'insegnamento della matematica, lavorando proprio sull'ascolto attivo. E poi sull'immaginazione, perché la matematica è pura immaginazione. Solo immaginando un problema ne comprenderemo le azioni descritte e sapremo risolverlo. Ascolto per capire, ascolto per imparare è una serie in 12 puntate a cura di Valeria Razzini, che affronta i principali argomenti della matematica alla scuola primaria, da addizione e sottrazione alle equivalenze, dalle tabelline alle forme geometriche solide e piane. Con descrizione chiara delle regole, esempi concreti da ascoltare a occhi chiusi, storie matematiche, esercizi per potenziare l'ascolto attivo e l'immaginazione, giochi matematici. Per incentivare la passione verso la matematica, oltre ogni stereotipo di genere, ci sono i racconti di storie di grandi matematici e grandi matematiche che hanno fatto la storia. E per celebrare le due più importanti ricorrenze matematiche, il Pi Greco Day e il Fibonacci Day, altri contributi a tema da ascoltare in classe. Entra nel mondo di Ascolto per capire, ascolto per imparare, con la voce guida di Valeria Razzini, insegnante di scuola primaria e autrice dei percorsi di Villa Tenebra in 3, 2, 1, fatto, la novità Fabbri Erickson 2022 per il secondo ciclo discipline della scuola primaria.